a Daniele Cimini. Guido Oddo evidentemente può intervenire quanto vuole, vedete intanto alla partenza Edalini e Grigis. Edalini quest'anno è in grande ripresa, lo ricorderete terzo al Sestriere, sta recuperando posizioni in punteggio FIS Ivano Edalini, si sta battendo con Roberto Grigis, leggermente più deludente Grigis, Grigis infatti ha partito piuttosto male quest'anno, pur avendo dimostrato grandi progressi in allenamento, comunque gli allenatori contano molto su di lui. In base al regolamento Daniele Grigis dovrebbe essere eliminato, si congratula Grigis con Edalini. Sì, infatti è eliminato perché non ha fatto la terza. Ora Ivano Edalini e Roberto Grigis, però anche in questo caso Grigis è saltato prima, no? Ma mi sembra che facciano partire ancora Edalini da solo, lo vedete inquadrato sulla destra. Grigis dovrebbe essere stato eliminato in base al regolamento applicato quest'oggi, quindi assisteremo soltanto alla discesa. Vedete Grigis addirittura ha un ritardo di 4 secondi e mezzo, ma in realtà si era fermato, poi ha tagliato il traguardo senza... Comunque assistiamo alla discesa del solo Edalini, il quale passa a sua volta il quarto insieme con Tomba, e sono questi due primi nomi degli slalomisti in campo maschile. Forse sentite da lontano la voce di Messner, il quale incita sulla partenza, prega la partenza di non far partire i concorrenti i quali abbiano superato già il turno in